letture di oggi sono dedicate al tema del perdono e sono letture particolarmente suggestive perché anche nel Vangelo si parla della necessità di essere disponibili a perdonare all'infinito 70 volte 7. Ma si tratta di un messaggio duro, difficile e soprattutto che è difficile far attecchire nel cuore delle persone, quindi che ci pone una questione strettamente e rigorosamente di tipo educativo, di tipo pedagogico. È interessante come tra le letture di oggi, in particolar modo la prima, dal libro del Siracide, ci descriva alcuni atteggiamenti e alcuni stati d'animo che in qualche modo ci sono di grande aiuto per ragionare in termini educativi. Leggiamone insieme un passaggio. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati, perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione del Signore? Ecco, il rancore ti rode, ti logora dal di dentro. Ma soprattutto, ed è questa la suggestione più specificamente di tipo educativo, la persona rancorosa non sarà in grado di riconoscere negli altri anche gli atteggiamenti amorevoli, anche gli atteggiamenti positivi che questi avranno nei suoi confronti. Perché la persona rancorosa sarà portato a pensare che anche gli altri siano come lui, sarà portato a pensare che tutti in qualche modo abbiano un animo chiuso, gretto, rancoroso, in qualche modo chiuso all'amore altrui. Ecco quindi che l'indicazione di tipo educativo è quella di liberarsi di questo fardello interiore per essere capaci di perdonare gli altri e quindi anche essere capaci di cogliere la gratuità generosa con cui noi stessi siamo amati, siamo perdonati.